CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. Ancora buongiorno ai nostri ascoltatori, edizione di mezzogiorno del notiziario locale da Radio CBSN. A Ostuni è tutto pronto per l'edizione primaverile di Hortus, la mostra mercato imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini. La mostra sarà animata da 50 espositori provenienti da tutta Italia, con 11 tra incontri, dibattiti, laboratori, tavole rotonde e presentazioni di libri. La mostra è stata presentata mercoledì mattina in comune a Ostuni e, ricordiamo, sarà aperta al pubblico venerdì 10 maggio dalle 15 alle 20, sabato e domenica invece dalle 9 alle 20, con ingresso gratuito, il tutto presso la Villa Comunale Sandro Pertini. Il 10 maggio, giornata mondiale del lupus eritematoso sistemico, il gruppo LES italiano organizza iniziative per sensibilizzare la collettività su questa malattia. Il lupus è una patologia cronica che colpisce 9 su 10 sono donne in età fertile che si ammalano e lottano contro una sensazione di forte isolamento derivante dalla difficoltà di spiegare l'impatto della malattia ai propri cari. Per quest'anno l'associazione ha l'obiettivo di illuminare i presidi ospedalieri come l'ospedale Perrino a Brindisi e i monumenti sui territori salentini, tra cui il castello normanno svevo di Mesagne, con la luce viola. Venerdì 10 maggio nel nuovo Teatro Verdi a Brindisi in scena lo spettacolo Spettri. La serata vede la partecipazione dei detenuti della Casa Circondariale di Brindisi e dei danzatori professionisti della compagnia d'arte dinamica Alfa ZTL. L'ingresso è gratuito e il sipario è fissato per le ore 20:30. L'associazione La Manovella di Mesagne propone un nuovo appuntamento per giovedì 9 maggio, quindi per questa sera alle 19, presso le officine Ipogee, presentazione del libro Le radici dell'acqua di Vincenza Lorusso, una pugliese impegnata per circa 20 anni in diversi paesi dell'Africa, specializzata nella medicina delle migrazioni per combattere lebbra, tubercolosi, malaria e malnutrizione infantile. Altri fondi in arrivo per il Castello Ducale di Celiemessapica dal Ministero della Cultura. Il castello rientra nei soli 3 interventi in Puglia individuati dal Ministero e, appunto, con 2,5 milioni finanzieranno il progetto Celiese, che prevede interventi presso la Pinacoteca, la Biblioteca e la Sala Convegni, con revisione e restauro di parti degli ambienti. Le associazioni, la chiesa locale e la vicaria promuovono una iniziativa a Mesagne, un appuntamento sabato 11 marzo a partire dalle ore 19:30 presso la Villa Comunale per dare avvio ad una marcia di testimonianza e impegno per la pace contro tutte le guerre. La marcia si concluderà presso il sagrato della Chiesa Madre con un momento di riflessione. Sabato 11 maggio al Teatro Tex a San Vito De Ormanni, quarto appuntamento con Folktronica, una rassegna che fa incontrare musica elettronica e tradizione, con inizio alle ore 21. Sul palco del teatro si incontrano, come dicevamo, elettronica e danza con quattro appunto interpreti: il polistrumentista Davide Fasulo, il tamburellista Vincenzo Gagliani, il cantante e polistrumentista Fabrizio Piepoli e il danzatore Andrea De Siena. Da 3 anni Folktronica, nato dall'incontro tra World Music Academy e Last Floor Studio, indaga infatti luoghi, produzioni e modalità didattiche in cui appunto la musica elettronica e la tradizione si incontrano. Domenica 12 maggio 20.000 volontari tornano nelle piazze di tutta Italia per distribuire l'azalea della ricerca durante la festa della mamma, a fronte di una donazione di 18 euro. Da 40 anni l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, è il fiore simbolo della festa della mamma ed è un'alleata della ricerca sui tumori che colpiscono le donne. E appunto domenica ci saranno in tutte le piazze anche della nostra provincia i volontari che distribuiranno
questa azalea. Bimbi in bici 2024 in programma domenica 12 maggio a Villa Castelli, organizzata dall'associazione FIAB Trulli e Olivi Secolari di Villa Castelli, dedicata alla bici e adatto a tutta la famiglia. Raduno previsto con iscrizione e consegna delle sacche merenda a partire dalle ore 8:15 presso la scuola Matteotti. Quindi poi la partenza alle 9:15 con un percorso che si svilupperà su strade secondarie asfaltate e alla fine la conclusione in piazza Municipio. E ricordiamo che l'evento è gratuito. Anche a San Vito tutto pronto per la 36esima edizione di Bici in Città, domenica 12 maggio, organizzata dalla Team Liscigliati in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria della Mercede. L'evento si svolgerà su un percorso cittadino di circa 9 km e culminerà nella villa comunale, dove sarà offerto un buffet. Ritrovo e partenza alle ore 9 dal sagrato della chiesa di San Francesco. Prima della partenza un omaggio floreale alla Madonna e la benedizione delle mamme da parte del parroco padre Nunzio Masiello. Si raccomanda l'uso del casco e i minori devono essere accompagnati da un maggiorenne. L'evento è aperto a tutti ed è anche gratuito. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno, prossimo appuntamento più tardi alle 20 in terza edizione. Grazie a tutti per l'ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio, da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. Ancora buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.